Signor Sindaco, cosa possiamo fare per migliorare i servizi dei mezzi pubblici? Salve, volevo chiedere al Sindaco De Magistris quando ci saranno dei miglioramenti, insomma, sui lavori della linea 6. Il cronoprogramma dovrebbe essere questo, che ovviamente ha subito una piccola flessione a seguito del crollo della Riviera di Chiaia. Però diciamo che noi nel 2015 è prevista, grazie ai finanziamenti che siamo riusciti a ottenere con un rapporto, diciamo, di collaborazione con il governo, nel 2015 aprire le stazioni di Arco Mirelli e San Pasquale, immediatamente dopo Chiaia e quindi municipio. Quindi stiamo lavorando perché per metà del 2016 l'intera linea 6, almeno quella, diciamo, in cui i lavori sono in corso, possa essere completata e quindi si possa andare da Piazzale Tecchio, Mostra d'Oltremare, fino a municipio. Poi vorrei ricordare il lavoro straordinario che si sta facendo in linea 1 con l'apertura di Piazza Municipio a dicembre, gli ulteriori finanziamenti ottenuti per arrivare sino a Capodichino passando per il centro direzionale e il risultato che ho fortemente voluto di portare sino alle 2 di notte la metropolitana linea 1 il venerdì e il sabato. Quindi Napoli punta sul trasporto su ferro e conta di migliorare il trasporto su gomma in un momento economicamente difficile e cercare di spostare gli autobus sempre di più verso i quartieri non serviti da metropolitana e funicolari. Quando inizieranno a funzionare bene le ecomane? Beh, questo bisognerebbe chiederlo al Presidente della Regione. Il Presidente della Regione che deve garantire, e sinora ha garantito poco, i finanziamenti per la rete, diciamo, che dalla provincia porta a Napoli e da Napoli verso la provincia, in tal modo agevolando l'intasamento di autovetture private, perché se le persone non hanno un trasporto pubblico efficiente nella provincia o in regione sono portate a venire nel capoluogo con la macchina. Quindi io più volte, anche negli incontri con il Presidente, gli sollecito di fare di più per il trasporto, diciamo, dell'area metropolitana, perché nella città di Napoli, insomma, comunque con tutti i tagli che governo e regione ci hanno dato, più o meno riusciamo a reggere, anzi abbiamo anche migliorato dei servizi, come dicevo prima, soprattutto per quanto riguarda la metropolitana. Vorrei chiedere al Sindaco, con le recenti assunzioni nella Polizia Municipale, che fine hanno fatto questi vigili assunti? I vigili assunti hanno cominciato a lavorare part time fino a questo mese, perché c'è in parte formazione e in parte lavoro. Dalla fine del mese di giugno saranno impiegati a tempo pieno e la direttiva che ho dato al responsabile della Polizia Municipale è che devono stare per strada e devono stare soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, nei quartieri cosiddetti, diciamo, non centrali della nostra città. Quindi li voglio vedere, verificherò perché ci sia una presenza sempre maggiore della Polizia Municipale. Io do grande importanza al corpo della Polizia Municipale, loro fanno un lavoro difficile, complicato, spesso lo fanno bene, però c'è ancora tanto da migliorare e mi attendo molto da loro.